Cibus 2018, siamo allo stand di Conserve Italia e ci troviamo in compagnia del presidente di Conserve Italia, Pierpaolo Rosetti, buongiorno. Buongiorno. E a lui desideriamo chiedere perché la presenza in questo Cibus. In questo stand oggi abbiamo una preminenza di materiale bio, legno, foglie. È tutto orientato all'ecologico, al biologico. È una scelta, immagino. Sì, assolutamente, è una scelta. Abbiamo voluto con questo stand portare a Cibus quello che è la nostra natura, cioè quella di un'azienda legata al naturale. Cerchiamo di portare nei nostri prodotti quello che la natura produce, lo portiamo al consumatore. Abbiamo voluto rappresentarlo anche in questo stand con la presenza di elementi naturali e anche di elementi che derivano da quella che è la nostra base, cioè gli alberi e la frutta. Quindi veramente una scelta voluta. Prima di presentare i prodotti che state esponendo in questa biennale monumentale del cibo, è il tempio del cibo, il Cibus, ricordiamo per gli addetti ai lavori che magari sono un tantino smemorati, chi è Conserve Italia, come si struttura, quali sono i suoi brand e il suo fatturato con la presenza capillare sul territorio. Beh, Conserve Italia è all'apice di una filiera agricola integrata che parte dal seme fino al prodotto finito. Alla base abbiamo 14.000 produttori agricoli che sono raggruppati in cooperative che a loro volta formano Conserve Italia. Quindi possiamo fregiarci del fatto che abbiamo un controllo totale della filiera a partire dal seme fino al prodotto finito che portiamo al consumatore. Questa è una nostra caratteristica. Lavoriamo all'anno circa 600.000 quintali di prodotto, quindi una quantità enorme di prodotto, materie prime che trasformiamo e che ci pone tra le principali aziende di trasformazione nell'agroalimentare italiano. Il fatturato annuale è oltre 900 milioni di euro e lo svolgiamo per il 60% in Italia, dove abbiamo marchi importanti e molto conosciuti come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby, e tanti Jolly marchi Colombani. Conosciuti, Jolly Colombani, quindi abbiamo veramente marchi di primo livello e il 40% lo facciamo all'estero con presenze in diversi paesi sia in Europa che in campo internazionale. Veniamo a ciò che presentate qui al Cibus. Prima parlavamo di un orientamento molto forte e una presenza fortissima con prodotti bio. Sì. Il bio è stata una sfida che abbiamo lanciato 2 anni fa con Valfrutta. Abbiamo seguito l'evoluzione del mondo biologico. Quando abbiamo ritenuto che questo mondo non era più una nicchia ma stava uscendo da quella che era una nicchia e stava per affermarsi come una novità che sul mercato poteva avere uno sviluppo importante, abbiamo deciso di scendere in campo. Abbiamo giocato su questo mondo un marchio importante che è il marchio Valfrutta, che storicamente rappresenta la natura di prima mano e quindi in questo caso la natura biologica di prima mano, e quindi siamo molto contenti di averlo fatto. Abbiamo lanciato gamme di prodotto in tutti i nostri comparti, partendo dal pomodoro, i vegetali, poi i succhi di frutta, i composti di frutta, confettura, quindi ora copriamo un ampio portafoglio di prodotti bio e siamo molto soddisfatti del trend. È una scelta che l'azienda ha fatto, che guarda al futuro e va incontro a quello che il consumatore oggi ci chiede. Grazie Pierpaolo, e allora per tutti coloro che desiderano maggiori informazioni in merito a quanto detto possono leggerlo prossimamente su orecanews.it, il quotidiano di informazione dedicato all'oreca, ma anche scrivendo a info@conserveitalia.it, suppongo. Assolutamente sì, abbiamo un sito, siamo presenti su tutti i social,
potete contattare sia il sito istituzionale di Conserve Italia come i siti dei singoli brand, dove potete avere le specialità che ogni brand propone sul mercato e dove qui al Cibus proponiamo tante novità sia su Valfrutta, su Cirio, su Yoga. Abbiamo veramente tante novità che abbiamo portato sul mercato. Andate a visitare i nostri siti e i nostri social per poterle poi apprezzare e consumarle, e spero anche apprezzarle. Grazie. Grazie amici, non andate via perché abbiamo appena iniziato. Cibus riserva davvero tantissime novità.